commento sulla gara di questa sera? Felice perché è una vittoria importante all'inizio di un percorso che, come detto, sappiamo che potremo incontrare delle difficoltà. Come ho detto adesso, per me i protagonisti di questa vittoria sono tanti, principalmente i giocatori, i nostri tifosi che ci hanno spinto in 22.000 nonostante fosse il 13 agosto, figlia del lavoro di Baldini, di Di Benedetto di 10 giorni. Io ho messo qualcosina, ma penso che gran parte del merito di questa vittoria vada a questi protagonisti che sono stati straordinari, hanno lavorato molto bene. Era importante iniziare con una vittoria perché consolida la fiducia dei ragazzi e insomma godiamoci questa bellissima serata. Solito Brunori. Sì, è vero che è un finalizzatore, ma anche una grande capacità di far giocare la squadra. L'assist a Elia del 2-0 è una palla veramente di grande qualità. Sta crescendo tanto di livello, si è meritato la Serie B e sono sicuro che sarà un protagonista assoluto anche in questa categoria. Atleticamente la squadra ha retto 90 minuti anche di gran corsa. Sì, hanno fatto bene, sicuramente il fatto che il Perugia sia rimasto in 10 da un certo punto di vista ci ha agevolato. L'unico rammarico è che il gol, diciamo, del 2-0 per pochi centimetri sia stato annullato, perché avrebbe messo ancora meglio la partita su un percorso che era indirizzato, perché il Perugia comunque non ha mai mollato, ha tenuto sempre viva la partita ed è stata dura sino al 95esimo. Era il Barbera che ricordava? Sì, è qualcosa di pazzesco, la gente ha ritrovato quell'entusiasmo che percepivo ormai 20 anni fa, si sente, ci sono le vibrazioni giuste, la gente si è emozionata tanto l'anno scorso, ha ritrovato una categoria che gli compete, dunque speriamo di consolidare questo entusiasmo, che i 22.000 ci accompagnino in questo campionato e che ogni partita diventiamo sempre di più, e questo ci aiuterebbe nel nostro percorso. Anche in chiave mercato, mister, ha avuto qualche certezza in più oggi, visto che è stata la prima vera, diciamo, della stagione? Questi ragazzi hanno fatto qualcosa di bellissimo e hanno un valore assoluto, che si sono meritati questa categoria. Abbiamo condiviso con la società che questa squadra vada consolidata e migliorata nella rosa in queste 5-6 operazioni che abbiamo in testa di fare. Sicuramente se oggi avessimo perso non avremmo cambiato idea, ma non la cambiamo neanche se abbiamo vinto, e dunque c'è la condivisione di cercare di migliorare e alzare il livello della squadra. Inizi il nuovo campionato così come lo hai finito? Sì, lo speravo, lo sognavo tanto, quindi siamo contenti. Abbiamo portato a casa una vittoria davanti alla nostra gente e fa ben sperare. La vittoria è importante anche per l'autostima, no? Perché comunque è stato un campionato difficile, ma te l'ultimo in gara. Sì, assolutamente. La vittoria porta sempre consapevolezza, quindi fa bene al gruppo e siamo contenti di questo. Il gol e poi l'assist, cosa ti ha dato più soddisfazione? Perché il gol è sempre un gol, ma hai fatto un assist davvero spettacolare. No, la vittoria era la cosa più importante, sono contento sia del gol che dell'assist, ma era troppo importante partire col piede giusto e questo l'abbiamo fatto. Elia ti ha promesso una cena? Sì, Elia anche il primo tempo ho provato a dargliela, per poco è andato in fuorigioco, però ero in dovere di dargli la palla, dai. Ecco, il primo, sei stato tu che hai tardato un attimo. Sì, sicuramente la devo rivedere, sicuramente ho perso un tempo per dargliela e è andato in fuorigioco. L'ultima cosa che ti chiedo, il pubblico, a ridosso di Ferragosto 21.000 persone, a memoria anche sono tantissime. No, non si può dire niente, dalla fine dell'anno scorso siamo ripartiti con uno spirito, con una carica che ci dà questa gente importante, quindi ci spingono sempre fino all'ultimo minuto e questo, per questo li ringraziamo. Con Corini già è nato un'intesa nonostante i pochi allenamenti? Sicuramente è un mister che ha delle idee chiare, sa bene cosa vuol fare, quindi noi lo seguiamo, quindi siamo con lui, siamo pronti a affrontare un campionato sicuramente difficile, ma consapevoli dei nostri mezzi. Adesso per salvare? Sì, assolutamente, adesso non abbiamo neanche un giorno per staccare, da domani ci rialleniamo e pensiamo al Bari. Grazie. Prego.